Buongiorno ragazzi e benvenuti a un altro video. Oggi vi faccio vedere un full day of eating, quindi quello che mangio in questa giornata. Sono attualmente in una fase di transizione tra la massa e la definizione. In passato seguivo la dieta flessibile, ora in realtà seguo quello che chiamo la dieta a controllo flessibile, quindi ho aggiunto questo elemento che è a controllo e controlla quanto sono flessibile e quanto sono rigido o accurato. E in questo momento, che è una settimana di transizione, sto piano piano ritornando a stimare e a contare le calorie. In realtà questa settimana ancora faccio tutto a occhio, ho abbastanza esperienza, ho tracciato calorie nell'applicazione per anni, quindi oggi invece farò una stima mentale di quello che andrò a consumare e vi faccio vedere tutti i pasti. Allora, solitamente faccio il digiuno intermittente, che praticamente spingo il primo pasto il più in là possibile, soprattutto ora che entro in fase di definizione. Solitamente mi viene fame più in avanti nella giornata, quindi finché non ho fame la mattina non mi obbligo a consumare calorie, le salvaguardo per successivamente nella giornata. Quindi ho iniziato il digiuno intermittente e quindi bevo solamente un po' d'acqua e un po' di caffè. Oggi però letteralmente ho fatto un digiuno di un'ora e mezza perché mi è venuta abbastanza fame, quindi voglio mangiare. Quando mi arriva fame, in passato mi ricordo che magari mangiavo una mela per provare a spingere ancora più in là, ma adesso invece penso che dovremmo ascoltare il nostro corpo. Quindi quando mi viene fame accetto e faccio il primo passo che vi mostro in questo momento. Allora, guardate qui che spettacolo che ci abbiamo come primo passo. Prima di tutto un caffè che mi sono fatto qui con la moka singola, e qui ci vado ad aggiungere 2-3 gocce di dolcificante. E poi abbiamo ovviamente un'acqua, se avete fame magari un'acqua frizzante può anche aiutare per le bollicine, altrimenti acqua naturale va benissimo. Poi abbiamo un piatto con 4 fragole che ho comprato ieri al supermercato, mi sa che sta arrivando anche un pochino la stagione delle fragole e le provo e vediamo come sono. E poi mi sono fatto 2 fette di questo bamboletto che dovrebbe avere sulle 90 calorie a fetta, e ci sono andato ad aggiungere un po' di marmellata. Vi straconsiglio questa qua, che non sapevo che ci fosse in Italia ma l'ho trovata ieri, che è la Hero Light, che ha solamente 9 calorie per porzione. Quindi letteralmente ho fatto 2-3 cucchiaini, puoi andare un pochino più, come dire, sparato con la marmellata, tanto sei sicuro che non ha tante calorie. Quindi eccoci qua col primo piatto. Secondo piatto invece, vediamo sta roba, ho messo un sacco di yogurt greco 0% total, non so veramente le grammature, ma ad occhio ho messo tipo 3/4 del contenitore, quindi saranno 300-400 grammi. E ci ho aggiunto anche qui ad occhio un po' di Cheerios, una porzione di Cheerios che presumo saranno 30-40 grammi. Facciamo un piccolo taste test. Buona! Questa è la ciliegia nera, ci sono anche altri gusti, sicuramente quella, mi sembra frutti di boschi, è quella più buona. Buona! Anche questo ottimo, l'espresso della moka è così più buono anche di qualsiasi drink di Starbucks che ho mai preso. L'ho detto. E non vi nego, regà, che sto veramente dormendo abbastanza male. Tipo, mi sto svegliando almeno 3-4 volte a notte e non è il massimo, se vogliamo onestamente massimizzare i risultati in palestra e con la dieta. C'è uno studio di qualche anno fa che letteralmente aveva messo in paragone due gruppi. Un gruppo aveva dormito bene e l'altro gruppo invece gli hanno abbassato il sonno di tipo 2 ore, quindi dormivano meno di 6 ore a notte e erano in deficit calorico, e letteralmente la proporzione di massa di tessuto magro a grasso che hanno perso era letteralmente l'inverso. Quindi il sonno è una di quelle cose che sembrano così banali, ma è una priorità assoluta, soprattutto quando ci mettiamo a dieta, se vogliamo essere sicuri di mantenere alta la performance e provare a bruciare più grasso rispetto a tessuto magro. Dormire almeno 7-8 ore di buon sonno di qualità profondo è quasi un must, è quasi necessario. E regà, io sono appena tornato a casa, come vedete non mi sono manco tolto la giacca, siamo andati in palestra, io non ho mangiato niente da quando siamo praticamente usciti di casa, quindi dall'ultimo passo che vi ho mostrato. Comunque non mi sono allenato, ho fatto solamente un po' di stretching per la schiena che veramente mi serviva. Siamo tornati a casa e vi volevo far vedere cosa abbiamo preso. Ci siamo fermati da questo posto che fa le poke bowls e guardate che bomba che mi sono preso. Così non sembra così pazzesca, però letteralmente una poke con riso bianco, doppio salmone, tonno, e salmone e tonno c'erano un sacco di grassi buoni e anche di proteine, poi un po' di ananas, un po' di mango, un po' di avocado, un po' di edamame. Letteralmente questa mi ricorda l'estate, e oggi è anche il primo giorno dove qua a Milano sta facendo un clima piuttosto estivo, fanno 20 gradi, c'è un sole che spacca, quindi sì, in vista dell'estate mi sono preso questa mega poke bowl che mi porta ai bei tempi barcellonesi. Detto ciò, questo
è il pasto successivo e non so bene quante calorie sono, ma farò una piccola stima e la metto sullo schermo in questo momento. Sto letteralmente, non vedo l'ora, c'ho l'acquolina in bocca. Sì, anche Sammy si è fatto una bowl. Sì, non è così carina come quella di Tenchi. No, letteralmente questa è tipo chi non le sa fare e chi ci sa fare, no? Cioè, qua, Sammy sta veramente rispettando la dieta in un modo pazzesco. Siamo 6 giorni in, io già vedo dei progressi, Sammy, veramente complimenti. Grazie, bro, mi sento un po' stanchino. But sì. You will see in 2 mesi. Anche questo è un po' un investimento con la definizione in vista dell'estate, perché sembra presto, ma se vuoi perdere, bruciare grassi e vuoi partire preparato, non è mica presto. Nel senso, in base a quanto grasso hai da perdere, ci puoi mettere più mesi, meno mesi, ma almeno 1, 2, 3 mesi, se parti da una condizione dove hai una percentuale di grasso, di massa grassa tra il 15 e il 20% e vuoi scendere a una condizione che diciamo da spiaggia, sicuramente qualche mese ti serve. E, però Sammy veramente non l'avevo mai visto fare essere così dirigente in cut. Grazie, bro. Yeah. Appreciate, lo stiamo a fare insieme. Yeah, yeah. Mi raccomando, fatelo pure voi a casa. Dobbiamo annunciare la trasformazione tra poco. Sì, dobbiamo. Ok, ok. Prossimo video annunciamo la trasformazione, il challenge. Ok, raga, sono arrivato a metà e sono bello sazio, quindi ci sta, devo dire. In termini di sazietà, questa cosa che c'ha un sacco di verdura, un po' di appunto più di frutta e delle proteine dal pesce crudo, veramente una bomba. Prossimo pasto, regà, è passato più o meno 2 ore, non nego, c'ho un pochino di fame, guardate un po' che c'ho qua. Questo diciamo è un piccolo snack che mi faccio, ho trovato questa bresaola di tacchino che è veramente buonissima, costava di meno della bresaola normale che costa un bel po' e per 100 grammi c'ha 177 calorie, solamente 1.7 grammi di grassi, ben 38 grammi di proteine che sono veramente un botto, forse uno dei salumi con meno grassi e più proteine di tutti. Con i salumi sinceramente non ne mangio tantissimi, ma non perché magari fanno particolarmente male, ma semplicemente perché hanno un sacco di sale e effettivamente la carne lavorata è una di quelle carne a rischio cancerogeno, comunque c'ha potenziali diciamo legami ad alcune malattie cancerogene, quindi sarebbe meglio non consumare un affettato sempre, però è anche vero che è un ottimo modo per prendere tante proteine e pochi grassi molto molto facilmente. In più noi in Italia abbiamo, diciamo, fa quasi parte della cultura, no? Salame, prosciutto, prosciutto cotto, prosciutto crudo, bresaola, eccetera eccetera. Quindi ho trovato questo di tacchino, una volta ogni tanto me la faccio andare bene. C'ho qua una rosetta, questa è la tartaruga, che sembra buonissima, metterò appunto un po' di questo tacchino qua dentro e poi ho dell'iceberg, delle carotine e poi accanto mi faccio questo frullo alla stracciatella per un po' più di proteine, che onestamente è buonissimo. Devo dire che da quando sto qua in Italia io preferisco il faga appunto 0% come ho mangiato stamattina, quello senza gusto e poi ci aggiungo le cose, però devo dire che anche questa la stracciatella non è niente male. Quindi questo è il prossimo pasto e appunto questa diciamo che è abbastanza una svolta, bresaola di tacchino, provatela. Raga, ultimo pasto della giornata, mi faccio 2 yogurt faghe, questi frullo, per terminare la giornata. Solitamente appunto, come avete visto oggi, mangio un sacco di latticini, è uno dei modi facili per prendere le proteine, soprattutto quando non ho i miei integratori con me e purtroppo non ce l'ho, quindi faccio questo che è il cocco e questo che ho trovato che è al caffè e penso che i valori nutrizionali siano più o meno simili, hanno ognuno di loro 12-13 grammi di proteine a testa. Poi mi mangerò un altro po' di queste fragole, magari me ne mangio la metà e poi mi faccio anche sempre almeno diciamo una striscia di questo cioccolato finissimo al latte, forse 2 quadratini, forse 4, vedo un po' come mi sento. E adesso è anche che mi devo prendere la creatina, 5 grammi al giorno, è quasi finita e me la stavo per dimenticare. La creatina funziona a saturazione, quindi non importa veramente quando la prendi, l'importante è la prendi con un pasto, sarebbe il massimo, così che migliori l'assorbimento, l'assunzione, ma se no 5 grammi al giorno, ogni giorno, una bomba, non c'è bisogno di ciclizzare, non è una cosa non naturale, è completamente naturale. E quindi sì, questo sarà l'ultimo pasto. Scusate se la mia energia nel video è scesa, ma letteralmente quando arriviamo a fine giornata, proprio perché penso appunto non mi sto facendo un pasto mega consistente la sera, la mia energia sta tipo scendendo un pochino, quindi scusate se sono un po' stanco, ma quello è il motivo. Intanto non vedo l'ora de comer, de mangiar. Ok, raga, non so se siete pronti al reveal. Manco io sono pronto al reveal. Ma che è successo? Anzi, mi
sento tipo stranissimo. GG 2019, ripeto. Letteralmente. Quanti anni ho perso, raga? Minimo 10 anni. Cioè, a parte gli scherzi, era da un po' che mi ero un pochino stufato di quei capelli e letteralmente ho detto, sai cosa? Me li taglio e mi sono letteralmente tagliati da solo e direi che non ho fatto manco male, Joe, no? Well decente. Done. Well done, bro. Yeah. E sinceramente appena l'ho fatto mi sono sentito subito meglio, molto più energetico, ho rivisto le clip appunto a inizio video e stavo tipo... Siamo due persone diverse. Tipo là mi sembrava quasi tipo depresso. No, che lo sono, regà, non ve lo nego, ve l'ho detto anche nell'ultimo video. Tipo, sono abbastanza stressato. È stato un periodo stressato. Però per me i capelli, secondo me, fanno tantissimo. Me li sono tagliati. Grazie, bro. È proprio rilassato, sei un'altra persona. Beh? È entrato in che stavo emozionato. Sì. Dai. E niente, regà, se siete arrivati fin qua, vi apprezzo veramente un sacco. So che non stiamo mettendo così tanti video. Penso. Non ve l'ho veramente detto. Però in America. Ci eravamo un pochino spinti e quasi obbligati a fare 3 video a settimana. E niente, mi serviva un pochino una pausa ed è per questo motivo che anche venendo qua a Milano, che ci stiamo ambientando, non è semplicissimo. Cioè, ci spostiamo tanto, lo sapete, raga. E ci dobbiamo sempre ambientare di nuovo. Che c'è, ovviamente, una ficata che possiamo farlo e è tutto grazie al vostro supporto, però... È anche abbastanza difficile, non lo nego, ambientarsi anche a Milano, che non ci eravamo mai stati. Ci sta piacendo molto... E piano piano ci stiamo riuscendo ad ambientarci, però effettivamente a volte c'è anche un pochino di pesantezza, ecco, da fare quello, per non parlare dei vicini che letteralmente, come ho detto nel video, io non sto dormendo di notte perché ci sta purtroppo un anziano in condizioni, diciamo, non il massimo, che poverino, che gli dobbiamo dire, però sta facendo un casino e fa un casino la notte che è incredibile, quindi facciamo questa sorta di dormiveglia da quando siamo arrivati. E sì, raga, oggi abbiamo mostrato un video in cui appunto faccio questa transizione. In realtà io sono un pochino più in avanti, quindi già ho iniziato il deficit e ho iniziato con una strategia diversa dal solito e mi sembra anche di vederlo in faccia, di vederlo anche quando stavo in palestra, che sto perdendo e bruciando grassi, perché quest'anno voglio veramente arrivare alla migliore condizione della mia vita per quest'estate. E quindi sì, se sei arrivato fin qua ti ringrazio e ti ricordo due cose. Una, faremo magari, se volete, una transformation challenge, fatemi sapere nei commenti. Vorrei tipo fare, magari potremmo creare un gruppo WhatsApp in cui siamo tutti là per un tempo, diciamo, determinato e apriamo e chiudiamo il gruppo, così che sì, ci possiamo supportare a vicenda per magari, che ne so, questi 2 mesi prima dell'estate, magari, se vi può interessare. L'altra cosa, se invece state vedendo e siete a Milano, faremo un meetup e lo annuncio su Instagram, quindi andate su Instagram perché lo metto là e sarebbe una bomba. Invece di fare la cosa classica al Duomo, facciamo una cosa più figa in birreria, ci prendiamo una birretta, se siamo in 5, in 10, benissimo, ci sediamo, ci conosciamo, se saremo di più... Famo festa e speriamo che non ci cacciano dalla birreria, ma almeno possiamo stare, diciamo, in piedi e incontrarci e parlarci e scambiare 2 parole con tipo tutti quelli della comunità. E regà, io lo so che non sono stato in meglio quest'anno e infatti, se state ancora guardando, sappiate che veramente vi apprezzo un sacco. Penso che è stato un pochino un anno roller coaster, alti e bassi, the rebuild. Dai regà, questo è tutto per il video di oggi, vi apprezzo un sacco. Se vi piace lasciateci un like, aiuta sempre, e lasciate il commento. Keep improving. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.